Tutto sistemato. Bene, cerchiamo di privilegiare i clienti che valgono, quelli che spendono. E se arrivano i soliti poveracci, metti nella stretta interna, mai in quella esterna. Hai capito? Certo, ho capito. E quanto tempo di ricambio abbiamo tra un tavolo e l'altro? 45, massimo 50 minuti, non di più. Tanto quelli che ordinano due cose li vedi subito in faccia. Arriva subito caffè, dolce e via. Hai presente quello che ho cacciato l'altra sera? Ah, sì, sì, mi ricordo. Esatto, è quello che intendo. Se no come vi pago gli stipendi? Certo, tutto chiaro. Ciao Rosario, dimmi tutto. Certo che va bene, mi fa sempre piacere avere ospiti di un certo calibro nel mio ristorante. Non ti preoccupare che te lo tratteremo da Dio, anzi, digli di venire all'orario che è più comodo. Va bene, ciao, grazie, ciao. Mi ha chiamato un amico, il proprietario di un albergo qui vicino. Oggi a pranzo avremo lo scrittore Mario Rinaldi. Mi raccomando, trattiamolo come si deve e diamogli il miglior tavolo. Questa è gente che spende. Ci penso io. Bene, e ricordati, la saletta interna solo per i sempliciotti. Concentriamoci di più su quella esterna per la gente che spende, ok? Va bene, vado. Ok. La sala esterna è piena. Ottimo, mi raccomando per quando arriva Rinaldi, eh? Sì, tranquillo. Calcola che ho tenuto il tavolo migliore della sala esterna libero per lui. Buongiorno. Buongiorno. Siamo pronti per mangiare, anche se mi rendo conto che è un po' tardi. E in effetti. Vabbè, aspettate un attimo, verifico la disponibilità per un tavolo. Grazie. 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 Cosa faccio con questi? Ma l'hai visto in faccia? Sì. Mettili nella sala interna e dilli di fare in fretta. Sì, è quello che avevo pensato anch'io. Vado. Vai. Allora, mi è rimasto solo un tavolo nella sala interna, se per voi va bene. Sì, non fa nulla. Sì, grazie. Tra l'altro, un'ultima cosa, tra un'ora la cucina chiude, quindi vi consiglierei di fare in fretta. Ma sì, va bene. Va bene, grazie. Ok, seguitemi allora, prego. Ci fa il conto, per cortesia? Sì. 42,50. Non ho capito, mi scusi. 42,50. Senti, saluta i signori perché non abbiamo tempo da perdere, va. Guardi che la sua collega mi stava facendo il conto. Senta, guardi lo scontrino e si faccia un piacere, la prossima volta vado in pizzeria, così sicuramente lì troverà dei prezzi adatti ai suoi standard. Ma guardi che... Martina, hai saputo il nome di Rinaldi? No, ancora nulla, nessuna chiamata e ancora non si è presentato. Mario Rinaldi, sono io. E i soldi che ci sono in più sono la mancia per scusarci, perché consumando solo due antipasti vi abbiamo occupato un tavolo per un'ora. Scusi, sicuramente c'è stato un grandissimo malinteso. Sono desolato. Non si preoccupi, la mancia gliela lascio lo stesso. Per il servizio, anche se è stato inadeguato, visto che si è dimostrato maleducato e presuntuoso, come se il mio viso, senza un nome, o il mio abbigliamento trasandato vi autorizzassero a trattarmi in questa maniera. Io non ho mai... dico mai, approfittato del mio status e del mio nome per avere trattamenti di favore. Mi sono anche raccomandato col direttore perché non dicesse che passavo di qui. Per me la genuinità è un grande valore in tutti i campi e vedo che voi non sapete nemmeno cosa sia. Ricordatevi che lavorate con le persone e non con le apparenze. Spero che ve ne ricorderete quando spenderete questa mancia. A buon rendere. Ce ne andiamo, amore? Andiamo.